È il 2019 ed è il momento di partire per le isole Faroe. L'idea girava in testa già da un anno, ma le finanze a 20 anni sono quelle che sono. Certo, non è che cambiasse molto per un anno, ma andò così, anche perché fu abbastanza inutile. Uno dei tre moschettieri si ammalò e il viaggio slittò di un altro anno. Ah, il 2020, non sto neanche a dirvi il motivo, ma quell'anno i nostri eroi non partirono. Il terzo fu l'anno buono. Dai Lorenzo, oggi se fai il bravo ti do il permesso di stare davanti in macchina. No, oggi io sto davanti in macchina, non hai capito un cazzo. Te. Ciao Busca, cosa stai facendo? Sto picchiando i nomi delle Faroe con un mestolo, per continuare a fregarmi qualsiasi. Sta casa è un porcino. Oggi vi faremo vedere come il predatore cerca la foto con la sua preda. La pecora è lì che osserva il predatore. Il predatore si avvicina lentamente, vuole fare la foto. Vediamo se ce la farà questa volta. Attenzione, ce la fa? Non ce la fa. Cazzo, la vuole uccidere. Si stanno picchiando. La vuole uccidere. Vuole il latte. Ma sì, c'è 80 anni sta pecora. Bello, ti metto qua, pronto qua. Le Faroe sono un arcipelago di 18 isole con capitale Tórshavn. Il significato letterale è isola delle pecore. Non me ne spiego il motivo. In viaggio siamo stati fortunati, non abbiamo visto solo pecore. Guardate sta strada. Girati! Madonna, che brutto! Qua io vi chiederò una foto. No. Adesso vediamo ancora Andrea Buscaglia alle prese con la pecora. Non è come le classiche tipe che fai ubriacare la sera, questa non te la dà. Io mi dissocio completamente da quello che ha detto Giacomino. Gli sembra tipo National Geographic, ma ce n'hai una là dietro, Busca!
Ma guarda quella dietro! Cazzate a parte, finalmente arriviamo in questo piccolo paesino, dove come nel resto delle Faroe vivono leggende. Come il tritone Helduvik, bestia che vive nei fondali e si diverte a staccare gli ami dei pescatori, fino a quando un giorno uno di loro riesce a catturarlo. Da quel giorno Marmellin, il mostro, divenne quasi una mascotte per i pescatori, tanto che se lo portarono dietro per ogni battuta di pesca. Un giorno il mare era troppo mosso e Marmellin riuscì a scappare. Capito tutto? Ma dove andavano vestiti? Vestiti fatti con le pecore. Cosa? Io lo denuncio. Non ti vedo. Oh, cazzo, c'è troppo zoom. Cosa? Io lo denuncio. Cioè, senti il silenzio che c'è sto posto e poi è arrivato lui. Wake up. Sit down and ask her why. And dream a dream she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Walking down the hall. Faster than a... Oh, i primi battibecchi della vacanza. No, non ho fatto 9.
Non far briciole. Come bambini. Peggio comunque la bambini. Canzone finiva. Cause you and I, we live and die. The world still spinning around, we don't know why. Ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Dici che era da qua che si vedeva? Cioè perché c'è scritto da dai, allora, i due gemelli li vedi a Tjörnvik e dai, diamo. Si vede? Che belli faroensi che non mettono il coso a pagamento, il binocolo a pagamento. No ragazzi, bruttissimo. Il sogno di una vita che si infrange. Il campo da calcio pieno di camper. No, quel campo da calcio lì era uno spettacolo. Che nerd. Bastardi. Sì, questo è davvero un peccato. C'era un bellissimo campo da calcio, adesso pieno di camper. Guarda, puoi accostare anche qua. Dai, ti volevo fare una foto. Signori, momento clou, bruttissimo per tutti gli animalisti in ascolto. Ci hanno appena detto che tra un... Per Busca che non ci vorrebbe andare. Anche per Busca ci hanno appena detto che stanno per uccidere una balena là in fondo dove c'è la barca che non si vedrà mai da qua. E quindi adesso proveremo ad andare un po' a vedere cosa sta per succedere. Qua ricordiamo che è legale. Nel resto del mondo no, ma qua alle isole Faroe sì. Non è legale. Secondo me no, alle Faroe è legale. È legale come in Giappone, cioè nel senso che non è legale. No, qua sì, eh. Ma fanno anche una festa nazionale. Fanno anche la festa. Sì, qua si possono ammazzare. Perché noi non sono l'Unione Europea. Noi ci dissociamo da quello che se mai vedremo nel video. Penso che no, non penso che lo metterò nel video. Però se riusciamo a vedere la balena viva lo metto. C'è un sacco di movimento là in mare. Come si fa, Busca? Il vecchietto ci ha mentito. Siamo andati là per niente. Dopo il quasi avvistamento della balena ci aspetta Kunoi, un'isola nella quale hanno tentato di riforestare visto l'assenza di alberi. Il risultato? Un piccolo bosco delle favole, l'unico di tutto le Faroe. E ci troviamo qua nel bosco incantato delle meraviglie, dove Busca e Jack tenteranno di scalare la roccia magna. Povera bambina che vorrebbe salire. Fai salire prima la bambina. No. Lei magari è capace. E in due abbiamo fallito su tre. E in due avete fatto scappare una bambina. Non ridete. Per giornalismo ci tengo a dire che anche Lollo prima tentato ha fallito. Ciao. Ciao. Ah, siete italiani.
Ma fate andare lei, che secondo me... Non siamo riusciti. Ah, non sei riuscito? No? Cioè, più che altro che poi la discesa... No, è vero, scendere è forse un problema. Lei è una ragnettina, magari riuscirebbe anche un po' andare in salita, ma... La discesa poi, cioè, salta giù. Prima c'era un ragazzo che ce l'aveva fatta a salire. Poi non si sa come si è sceso, però... Probabilmente è ancora lì sopra. Io arrivo fino a qua. A questo punto facciamoci una doccia, raga. No? Ho trovato un po'. La doccia, Jack, visto che è da tre giorni che non ce la facciamo. Devi mettere la testa. Alla fine non faremo il bagno. Per adesso, meno 15 gradi. Vabbè, meno 15 gradi, ci sono 15 gradi. Sì, meno 15 gradi l'acqua. Vabbè, ma non sembrava così fredda, Jack. Ah, vabbè. Il tuo cuore freddo. Ma che mi preoccupo? Where are you from? Here. Here. Ah, from no, here. Hi. In the village over there.
From Faroe. You go swimming again? Yeah. He's fallen on the rocks. I make a video. Can I make a video? Yeah, of course. Okay. Thank you very much. My, I don't really mind. You are crazy, my friend. I don't care. Yeah, can you walk on sand? Yeah, you do it like this. Okay. Un po'. È un grande questo. Comunque siamo nella spiaggia nera, ragazzi. Bellissimo posto. Guardalo! Pazzi! Pazzi! Qua lasceremo un pezzo di cuore comunque. Essendo oggi la giornata più bella di tutte, faremo un mini tour della casa e vi faremo vedere fuori. Questo qua è un bellissimo finile che abbiamo fuori casa. Questo è un letto. Questo, oh mio Dio, meglio se non lo vediamo. Comunque lì c'è il bagno. La scalinata più... ripida delle Faroe. Esatto, questa qua è la scalinata più ripida delle isole Faroe. Cavolo, però ho dimenticato la felpa. Posso prendere un attimo la tua, Busca? Do via. Comunque, guardate lo spettacolo che... Grazie. Abbiamo... È la prima mattina, sono appena sveglio. Che vediamo da casa nostra. Adesso usciamo a vedere. Jack, mettimi, grazie. Ah, occhio agli scalini. Dovete capire che questo ragazzo, quando gli scappa la pipì, non viene su perché gli scalini sono troppo ripidi, ma piscia dalla porta. Che frio. Questa qua è la nostra bellissima macchina. E questo è lo spettacolo. Mi sto bagnando tutti i piedi. Guarda che spettacolo, signori. Ringraziamo la forza. Oh, ogni volta che faccio un video tu sei sempre che ti soffi il naso. Anche tu. L'allergia. Comunque mi viene l'allergia. Comunque dobbiamo ringraziare questi italiani che ci hanno lasciato il posto in terza fila. Calzoi, we are coming. Chiama. We're free. Sì. It's both ways, right? Yeah. Both ways, yeah. Ok. Chi è questo? Yeah. Thank you. Stay welcome. Dai, vai avanti, Busca. Vai avanti. Vai ancora che si soffia il naso. Busca e l'allergia alle Faroe. Ragazzi, siamo ufficialmente a Calzoi. Lì e non c'era proprio più niente dopo. Ragazzi, siamo in uno dei posti più belli del mondo, Busca, anche se c'è pure Busca. E adesso andremo al faro di Calzoi con una bellissima camminata in quella direzione. È tipo il momento più bello della vacanza perché dopo abbiamo perso Giacomino. Non c'è più Giacomino. Allora, quello è molto bello. Ah no, cazzo, eccolo là che fa finta di saper leggere. Jack, quando hai imparato a leggere? Ah,
Okay. It's a good trip, so have fun. It's difficult, dangerous? No, not at all. One of the summits behind the lighthouse is a bit difficult. Yeah. It's over a ridge and stuff like that. And that's quite windy up there. I mean, there's some steep parts, but nothing too hard. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you, have a good day. Good trip. Esatto. Sono in una posizione poco. Dan 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 dan. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Eccole. Eccolo il faro. Il faro delle Faroe. Comanda però, Quello qua è un morso, non mi hai dato neanche un po' di carne. Questa comunque è la chiesa principale delle isole Faroe, è come se fosse il Duomo di Biella, capito Jack? Due osservatori più... Ah, ma è tipo un calcetto, ma come non è una partita seria? Vabbè, degli amatori. Bello sto campo, sì. Ma dov'è l'arbitro? Con il polo. Sì, madonna, quel pallone sembra un mattone. Domani sono quante le partite. Io non ce ne sono. Dai, fatemi vedere un gol. Chi è che chiamiamo quest'anno i calcetti? Osservatori per i calcetti quest'anno. Bello! Vai, vai! Boh, possiamo andare. Ho fatto gol. Jack, cosa vedono i tuoi occhi da elfo? Com'è il panorama? Com'è il panorama? Sembra un po' la Burcina, no?
esatto. Anche lui pietrificato forse. No, lì ha lasciato libero il bambino perché perde potere. Poi tipo è arrivato un prete che l'ha pietrificato, è diventato il cumulo. Sì, e i preti che pietrificano gli Udulfolk. Sì, sì, gli elfi, sì. Pazzesco. Ma non lo so perché sono così truci ste storie. So. Poi l'Islanda periodicamente tenta di rubare le Faroe. Esatto. In ogni storia, non ho ancora capito perché. E cerca di tirarle. E finisce sempre male. Ma Andrea, se vuoi andare in vacanza con loro. Ma così quasi. No, ma anche me fa un cagare. No, in realtà sono solo io, perché tra tutti i miei compagni di viaggio pensano solo a mangiare e bere. Anche quello. Altri osservatori, questa volta è match ufficiale. Cosa ne pensi, Jack? Come ti sembrano le squadre? Ti vedono cari? Ci regala il pallone. Minchia, entriamo, spacchiamo il culo a tutti. Forza Milan! Ragazzi, abbiamo appena scoperto che stiamo guardando una partita di Serie A. Serie A Faroense. In che posto? Ok, dimmi. Warrior Botteflag. Quindi Serie A 0-0. Serie A Faroense. Comunque non sono scarsi, eh. No, passo un paio di tiri. Ma e oltretutto la cosa più divertente è che il biglietto non costa. Serie A Faroense. No, perché guardate, ci sono tre partite adesso. Una B3-38, una Vic Toftir Stremur e questa qui Sorvad. No, ma cosa hai sbagliato, zio? Albero, sei un venduto! Comunque abbiamo scoperto che sono l'ultima e la penultima in campionato, quindi praticamente sarà fame contro sete, anche perché stiamo parlando del campionato faroense. E adesso abbiamo un calcio di punizione, guarderemo sto calcio di punizione e poi ce ne andremo via. Macchina rossa. Touchdown for San Francisco 49ers. Piston, abbiamo un problema. Quella lì rossa. Stanno attaccando la macchina. È la nostra macchina. È perché prima l'abbiamo disturbata. E prima abbiamo disturbato le anatre e quindi secondo me si stanno vendicando sulla nostra macchina. Guardia. Di cosa stiamo parlando? Ma perché c'è l'ombra? Guardale! Sì, ma l'importante è che non iniziano a beccare la macchina. Se no dobbiamo pagare i danni. Scusate, posso? Si può? Possiamo? Ciao! Comunque hanno la faccia cattiva le anatre. Sono cattive le anatre. Jack, chiedi scusa. C'è la malaria. Devi dare un bacino a quella che ha la malaria. Cattiva. Chiedi scusa, Jack. Adesso vai dare un bacino. Quella che apre la bocca, lei. Chiedi scusa. Le dai un bacino sulla testa? No, mi sta sul cazzo. Vabbè, però chiedi scusa. No, dai, girati e chiedi scusa, Jack, per favore. Arriva le altre. Guarda che si vendicano poi le altre, dai. Chiedi scusa. Bravo. Ragazzi, lago visto, possiamo andare, no? Ciao, andiamo. Classico.
Ora è un video. Non lo so, tesoro, o sono da lassù oppure sono fatte col drone. Altri posti dove da cui fare una foto qui non ne vedo. Ma mi sa che col drone. Devo andare giù avanti. Quella va giù adesso. Quando scendi giù? Sotto. Ok, c'è un altro stradino. Sì, a un certo punto. C'è una panchina. Se arriva dove c'è il primo strapiombo, dove il primo strapiombo. Okay. Voi siete venuti verso sinistra. Sì. Era il momento di partire per Sudoroi, l'isola più a sud delle Faroe. Le 3 ore di traghetto e l'assenza di doccia ci portavano pian pianino alla follia. Pesante è sta nebbia, Sudoroi! Ciao! Come se ne parte la primavera. Devi legarti gli scarponi. Oh, allora, pazzesco, quando io accendo la videocamera o Busca si soffia il naso o Jack si mette la maglia dentro i pantaloni. Come si chiama? Akraberg, giusto? Sì, con la K. Grazie. Devi pronunciarla, la K. Ecco voi il faro di Akraberg con la K. La vuoi mentre cammini? No, no, seduto. A parte il campo minato dalle pecore, questo bellissimo, un sacco affascinante. Punto più a sud delle isole Faroe mai stato in questa settimana così vicino a casa. Cioè, in realtà potrei andare qua. Forse riesci a toccarlo questo. Secondo me riesci a toccarlo questo. Dici? Adesso mi avvicino. Adesso vado. Fotolo! Faccio un video, no? Fai un video? Bravo! Ciao! E le tipe della vacanza le abbiamo baccagliate, eh? Che fantastica storia è la vita! Com'è che si chiama sto paesino, Busca? Tagin? Come la Tagin? Che cosa? No, la Tagin no, è una pentola. Scherzavo. Ciao! Cosa troviamo in questo paesino? Due bambini in bicicletta, un cane e la bandiera più antica delle Faroe. Cazzata, perché ce l'ho io. Che cosa? Le bambine e il cane? Cosa capo? Non sto registrando. Era fatta degli studenti di Copenaghen, di cui uno era originario di Fanjin, e se non sbaglio il rosso rappresenta il sangue che hanno versato i soldati in guerra, l'azzurro il cielo e il bianco il mare. O viceversa. Potrebbe anche essere la nebbia, il piano, però c'è sempre nebbia. Sì, in effetti. È la bandiera più antica delle Faroe, ma in realtà non è stata accettata, che non l'hanno fatta, perché c'erano i danesi che non volevano l'indipendenza. E adesso è qui di fronte a noi. Wow. Comunque anche la chiesa c'è, carina, eh. Cioè nel senso una chiesa piccolina. Molto caratteristica, vuoi fare due preghiere, Jack? No, ma che bello anche l'organo lì sopra. Ah, non ho capito se posso dire sopra, non mi piace adesso. Ma va, che forza. Abbiamo fatto un amico. Ture, vieni, andiamo.
Bravo Touré. Possiamo non chiamarlo Touré? Ma... papà sta top forse. Gennaro. Gennaro. Fabrizio. Franco. Franco. C'è un tipo che pesca. Cazzo, un minuto di sta scheda. Oh, non lo scogliamo più, eh. Adesso entra in macchina con noi. Vieni, papà sta tavolo. Chiamo. Bravo. Guarda, se il mio cane vede sto video potrebbe offendersi. Entrare in macchina con noi. No, sta fermo lì, guarda. Dov'è? Oh. È davanti? No, è di fianco alla ruota. Non vuole che noi partiamo. No. Ma amore. Amore mio. Ma che pare che ha la canoa. Secondo me sono thailandesi. Non ho fatto niente male a questo momento. Facciamo il palo. In un posto dove hanno pieno mangiato di vips. Pieno di vips scandinavi, il cantante dei Toto, esatto, gli Alphaville. Abbiamo fatto un brunch carino, anche se Jack non è molto soddisfatto. Jack, sei soddisfatto di quello che hai mangiato? Hey, nice to meet you, John. Ma la cosa migliore in sto posto sono queste. Madonna mia, oh, sono una cosa agghiacciante. Siamo davanti all'ufficio del primo ministro faroense, col suo bel tetto in erba. Questa è la porta del ministro della finanza faroense. La grande finanza. Il ministro della finanza. Nice. Ecco, oh mio Dio. 80 euros. Do you wanna get the euros? Cosa stiamo parlando? Questo qua è il Parlamento faroense, raga. Ma che cazzo significa? Ma che poi comunque il resto della città ha anche case normali. Il Parlamento è rimasto così. Qua abbiamo l'ambasciata islandese. Mai stato così vicino all'Islanda. Ok ragazzi, basta, ho deciso che farò il bagno. Ma facevo la foto! Beh, allora se vieni vado velocissimo di nuovo. Sì, sono qua, vai là. Dai, c'è la ragazza, se non muoio. Oh, però adesso qua si sta bene, eh. Anche se adesso se ne sono andati.
Questi qua mi hanno detto volevamo fare una foto tranquilla, volevamo fare una foto alla cascata, invece c'è sto coglione. Signore, bagno, anzi doccia fatta. Ed eccoci di nuovo qua dove abbiamo incrociato i nostri amici. C'è gente che surfa, il tempo non è dei migliori, ma se speriamo che si apra più tardi. Io e Giacomino ci siamo appena sfidati a calcio in spiaggia, ovviamente umiliato. Adesso però il bagno con sto tempo, che perché fa veramente tanto freddo, quindi mi sa che puccerò solo i piedi. Ah, madonna mia, è fredda, è fredda. Ah, vai Jack, puccia anche tu i piedi con me. Ah, ma il problema non è tanto quando ce li hai immersi, è quando esci. Guarda il ritorno, guarda il ritorno. Com'è? Parole a freddo. Eppure anche con la nebbia il posto secondo me è spettacolare. Spiaggia nera. Prima o poi, spero più prima che poi, spiaggia nera in Islanda. Quella deve essere top. Ho dovuto dare la mia felpa a Giacomino perché ha detto che con la felpa gialla col mare c'è più contrasto e vuole le fotuzze. Col mio telefono. Col suo telefono. Madonna, che contrasto spettacolare. Wow! E questa è stata l'ultima ripresa di questo magnifico viaggio, di quel magnifico viaggio. Ormai è... oggi è l'11 marzo, quindi l'11 marzo posso dire di aver finito di montare questo video, questo film. Probabilmente non ve lo sarete neanche guardato tutto, ma ve lo vi capisco, lo accetto, ma alla fine lo faccio perché è un ricordo che rimarrà lì. Quindi so che tra qualche anno potrò andare su YouTube e vedermi il bellissimo viaggio che abbiamo fatto alle Faroe, io, Busca e Giacomino. L'ho quasi finito. Cioè, è finito. Grazie a tutti. Ciao.